presidente uscente. Possiamo fare un bilancio di questi anni passati alla guida di Confindustria Giovani di Verona? Devo dire che sono stati anni entusiasmanti e veramente avvincenti per me. Una presidenza come quella dei Giovani di Confindustria Verona ti dà tantissimo, ti porta via anche tantissimo, devo essere sincero, però allo stesso tempo ho portato a casa molte amicizie, molta formazione e devo dire che è un'esperienza che posso consigliare a chiunque abbia voglia di mettersi in discussione. Ho trovato comunque un gruppo molto attivo e spero di lasciare allo stesso tempo un gruppo attivo, fatto di persone in primis e poi sicuramente di un network molto, molto efficiente che sa cosa vuole della vita. E oggi si parlava anche di futuro. E come vede Andrea Pernigo il futuro? Sicuramente ci saranno nuove tecnologie, il futuro è tutto da costruire, continuo a dire, convinto che ci sarà sicuramente qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa di nuovo di veramente entusiasmante. Cosa consiglierebbe lei? Quali sarebbero le parole d'ordine che darebbe a un giovane imprenditore che vuole impegnarsi appunto a fare impresa? Passione e determinazione, mettersi in gioco, niente più, essere anche se stessi. Allora, congratulazioni innanzitutto per la sua nuova carica. Insomma, che cosa gli era fatto fare di questi tempi di prendere questi oneri e onori anche? La responsabilità è l'unico tema che io, sul quale io voglio lavorare. La responsabilità mia nel condurre un gruppo di giovani imprenditori entusiasti, curiosi di mettersi in evidenza per quello che loro stanno facendo. Quindi ci stiamo facendo in quattro per portare avanti le nostre aziende, siamo promotori dello sviluppo economico, quindi è nostra responsabilità impegnarci e andare avanti. Che cosa le attende? Il futuro è sicuramente incerto, dobbiamo cogliere le opportunità, ma dobbiamo essere anche noi un po' attori protagonisti. Quindi io mi auspico l'impegno. Lo sviluppo di 7 punti, sono 7 punti importanti, è un programma intenso ma penso di svolgerlo con la dovuta energia, anche perché sono attorniato da ragazzi splendidi che hanno condiviso con me da subito il programma e quindi credo di avere anche grande forza. Beh, sicuramente uno dei punti su cui mi focalizzerò sarà la formazione, quindi l'education. Poi parliamo anche di internazionalizzazione, parliamo di responsabilità sociale d'impresa, parliamo di ecosostenibilità, sono tutti importanti, credo che poi si riassuma tutto nell'entusiasmo, l'energia di portare avanti comunque delle attività che servono a farci, a essere più protagonisti nella società.